La seconda corsa è riservata ai 4 anni, premio Angelica, sono in 7. La distanza è quella del doppio chilometro. In prima fila Runa OP, Jody Dragon, Alighieri Cla, Anabi Pan, Aquila Jetty, Akirba e Bread. In seconda fila Avant OP. Alighieri Cla ed Aquila Jet, come prevedibile, sono i più veloci alla chiusura delle ali. Poi Akirba e Bread. Aquila Jet si accoda seconda, Akirba e Bread è intenzionato ad andare a rilevare Alighieri Cla. Ed infatti dopo 200 metri Akirba e Bread passa a condurre. E comanda la lunga fila indiana che è chiusa da Avantopi ed Anabi Pan. 31 il quarto iniziale. Akirba e Bread precede Alighieri Cla ed Aquila Jet, poi Aruna OP davanti a Jody Dragon che sta muovendo al largo, seguita da Avantopi. 48 i 600 sull'avanzata di Jody Dragon. Akirba e Bread inizia a metterla sul passo ed accelerare. Difatti la frazione di fronte è percorsa in 15 secchi. Alighieri Cla, come da partenza o subito dopo, è in seconda posizione a precedere Aquila Jet. 17,9 il primo chilometro. Nel frattempo, Jody Dragon fa un po' fatica a trovare l'azione giusta ad avanzare e così va in difficoltà Avantopi, che è nella sua scia ad 800 dalla conclusione. Akirba e Bread, Alighieri Cla, Aquila Jet. Il treno esterno non si inserisce. 15 e 7 la curva. Adesso Jody Dragon si avvicina sensibilmente ai primi e lo stesso fa Avantopi che la segue dalla partenza. Miglio in 2-4, stappato Akirba e Bread. Alighieri Cla anticipa l'avanzata di Jody Dragon e Avantopi torna ad allungare il leader. Accelerazione potrebbe essere definitiva. Si ripropone Alighieri Cla. Ma Akirba e Bread ha fatto bene i conti e va a vincere nettamente nelle mani di Vincenzo D'Alessandro Junior, precedendo Alighieri Cla ed Avantopi che non ha avuto percorso facile. Affermazione di Akirba e Bread. Figlio di Tossaut e Bolezzelena, di proprietà del signor Carmine Paudice, con i fratelli D'Alessandro al training e Vincenzo alla guida. Alighieri Cla mostra di essere soggetto duttile e regolare ed è secondo nei confronti di Avantopi, favorito della corsa.